Allora, buongiorno, sono le 7 meno un quarto di mattina, non riprendo la Etta perché mi ha detto che è mattina, non vuole essere ripresa. Comunque mi sta accompagnando in stazione perché oggi, come avrete letto dal titolo, andiamo da Maiselleria. Io sono emozionatissima, un po' addormentata, quindi spero in questa ora di treno che mi aspetta di riprendermi un attimo. Comunque faremo dei contenuti insieme oggi e domani. Domani ci sarà anche la Etta, quindi insomma parteciperà anche al vlog domani. E invece oggi ci sarò solo io e faremo un bel po' di contenuti, quindi ci aspetta una giornata impegnativa. E niente, adesso vado a prendere il treno e ci vediamo dopo. Ci siamo finalmente trovate dopo 30 minuti di viaggio, cioè 30 minuti di ritardo del viaggio. Ci siamo, andiamo! Lei è Angela comunque, ma l'avete già conosciuta nel vlog di Fieracavalli, quindi già la conoscete, daremo per scontato. Comunque quando ricevete le mail Angela da Maiselleria, Esatto, sono sempre io. sempre lei. Allora, abbiamo Sì, mi preparato un sacco di spaventa. idee, di video, quindi vedrete una carrellata di contenuti top. Allora, raga, dopo 6 anni siamo ufficialmente da Maiselleria. Guarda che bello. Se vuoi ti apro la porta. Wow! No, vabbè, sto male. Ah, tu stai facendo veramente finta di essere una turista. Allora, siamo già nel retroscena di Maiselleria. Io mi sono letteralmente buttata nel magazzino e ho già visto un sacco di cose che mi porterò a casa. Infatti, vi ho scritto su Instagram quante cose mi porterò a casa a fine giornata. Tante. E infatti, vi faccio subito, guarda, mi appoggio qua. Vi faccio subito vedere che ho visto una cosa assurda a cui non avevo mai pensato, che ho sempre visto su Instagram, ma che io. Cioè, il catalogo di Maiselleria è talmente vasto che anche se lo consulti 700 volte qualcosa te lo perdi. Quindi dovete anche venire in negozio, sappiatelo, tipo una volta nella vita. Questa. Cioè, questa non è una forca, questa è una genialata. Genialata. Tu puoi partecipare, Sì, no, stavo eh? osservando Cioè, perché è sto una imparando. genialata, ragazzi. Praticamente tu filtri così. Fatto, box fatto. Questa la mettiamo da parte. Infatti Angela sta già preparando il mio cartone. Probabilmente finirò in treno tipo con gli zaini così di roba. Bene, allora vi porto con noi in questo tour. Ah, guardate i portasale. Pazzeschi. Qui c'è tutta la parte che piace a me di scuderia. Questa sarebbe la parte preferita di Puffins. Con tutti i biscotti della Guidolin che sono... Ah, anche questi sono molto buoni. Però a Malagheno piacciono molto i Guidolin, questi qua. Qua invece... Ah, tutta la cura del cuoio qua, giusto? Esatto, poi andiamo in ordine. Da cura del cuoio a cura del manto, criniera e adesso iniziamo ad avere anche un po' di repellenti, considerata la stagione. Inizia il periodo, ragazzi. Gli Strix. Beh, tipo uno dei prodotti che più consumo in assoluto è il tendigel. Questo ogni quanto te lo ordino, praticamente ogni 2 mesi. Ogni 2 o 3 mesi. Anche No, perché è ottimo da usare. effettivamente lo usiamo molto, tipo come defaticante, quindi top. Ah, e poi ovviamente tutto il riassortimento di maschere, ragazzi, visto che inizia il periodo, direi. Oh, usa queste cose. Ok, qua tutte le testiere. Staffe. Arriveranno anche delle novità, tra l'altro, per le Wow. staffe, quindi. Bella marrone, cavolo. Questa è quella versione pro. Ah, e qua c'è tutta l'area ricamo. Sì, in zona ricamo. Ci torniamo. Wow. Ok, non spoileriamo troppo che ci torniamo dopo. Ovviamente hanno scarpati, immagino. No? Sono forse un equiline.
Anna Scarpati, non sono troppo avanti. Bellissimo, si sente dal materiale che è. Allora, vi faccio anche una vista dall'alto. Adesso Angela mi porta al piano di sopra. Rischio di sistemare su sella e poi ti porto. Ah, e questo. Adesso mi capotto. Ecco, qua mi potrebbe interessare questo shopping. Adesso ti filmo. Questa è Angela che cerca di farmi vedere. Nello... Posso anche avvicinarmi. Guarda che sono più bassa di così, no? Mi stai dando troppa altezza. Biscoghiotti. Allora, come al solito io mi dimentico sempre la parte più importante, ovvero il vlog. Adesso abbiamo registrato due video e il negozio sta quasi per chiudere, quindi io direi che vado a mettermi da parte le cose che vorrei portare a casa. Mentre lei sistema tutto il casino che abbiamo fatto, io vado a fare shopping, quindi direi che vi porto con me, così almeno vi faccio vedere anche quello che vorrei portarmi a casa. Allora, partiamo da... vorrei questa... della Hypotonic, che tra l'altro abbiamo visto anche in un video, e vorrei il levasudore chiuso perché vorrei provare a utilizzarlo per togliere il pelo dei pony, che non si toglie con assolutamente nulla. Adesso lo tolgo da qua che non vedete niente. Questa assolutamente. Poi a me piacciono moltissimo le spazzole, questa qua mi piace tantissimo, sono piena di spazzole quindi dovrei trattenermi, però mi piace tantissimo. Questa per la Rorò. Questa per la Rorò. Forse prenderei questa e un'altra uguale per Elvis. Per Puffins ne ho tante di spazzole. Perfetta. Un'altra uguale ma blu per Elvis. Queste le prendo. Io mi devo trattenere, raga. Prenderei anche questa. Sì, mettiamola nel carrello, poi vediamo quanto arriviamo. Io ve l'avevo detto che sarei uscita con un sacco di spazzole, che è la cosa che mi fissa di più in assoluto. Oh, questa ce l'ho, è fantastica. Questa era quella a cambio pelo. Basta, basta, spazio. Questa, con la spugna. Anche questo nel carrello. Andiamo avanti perché sennò qua metterei di tutto nel carrello. Questa assolutamente, che vi ho fatto vedere prima. Qui ci sono le palle da gioco che però abbiamo. Non guardare quante spazzole ho messo nel carrello. Ne vuoi un'altra? L'ho già inserita. Mannaggia. Allora, dai, direi che fin qua ci siamo. Assolutamente il jeans fa parte delle cose che ho messo da parte e che vedrete alla fine comunque di questo vlog, perché secondo me aumenteranno le cose, purtroppo. Purtroppo aumenteranno. Quindi direi che per adesso, per oggi, ci fermiamo per questa mattina. E questi vorrei anche provarli però, prima di portarli via. Direi che ho guardato tutto. Anche perché nulla di quelle cose che ho messo nel carrello è effettivamente essenziale. Cioè, non ho bisogno nulla di quelle cose lì, però io le prendo lo stesso. Allora, proviamo i jeans e LT. Allora, una 38, speriamo mi vada. Sì, È lui o non è lui? Pazzeschi! No, mi vanno e sono anche super flessibili. Stai registrando? Sì. Sono super flessibili. Revelation. Raga, sono stupendi. Stupendi. No, beh, raga. Allora, a parte che il tessuto è un sacco elasticizzato, quindi secondo me
Questa è una 38, io solitamente nei jeans porto una 38, una 40, dipende dalla taglia, parlo di jeans normali. Il tessuto non è jeans, quindi non è rigido, è molto elasticizzato, secondo me con un paio di lavaggi poi si allentano anche leggermente, quindi potete andare sicuri sulla taglia, ecco. Beh, insomma, esci dalla scuderia e vai a farti un aperitivo e via. Ma guarda che belli che sono! Va bene, faremo finta di niente, questi sono i miei jeans con cui sono arrivata, non assolutamente... Non ci sarà nessuno a placcarti all'uscita. Esatto. Belli, raga, bellissimi. Allora, abbiamo pranzato. Tra l'altro io sono tipo in coma post pranzo. Però adesso abbiamo finito di preparare una cosa che scoprirete però nei prossimi mesi. Un piccolo regalino che riceverete da parte mia nei vostri ordini su Itelleria. Però non vi possiamo spoilerare ancora nulla. E adesso andiamo a finire gli ultimi contenuti di oggi. È stata una giornata, devo dire, intensa, perché abbiamo registrato un sacco. Io ti guardo sempre quando sì, faccio sì. E abbiamo registrato un sacco, ma non abbiamo ancora finito. Ci mancano un paio di contenuti per i prossimi mesi, appunto, da tenere da parte, insomma, visto che siamo qua. E poi andrò a prendere il treno, ma tornerò domani in compagnia di Etta, che tra l'altro parteciperà a una sfida. Quindi andiamo a finire i contenuti e poi continueremo domani. Allora, mi stavo dimenticando assolutamente di vloggare. Vi faccio vedere che stiamo registrando un outfit western. Non sono riuscita a stare completamente seria, perché non riesco a sfilare tipo una modella. Però questo cappello mi ha rubato il cuore, cioè mi sta veramente troppo bene. Guardate che bella. Non lo metterei mai nella vita di tutti i giorni, però. E sto indossando il jeans che mi porterò assolutamente a casa, perché è uno spettacolo della ELT. La cosa più bella è questo dettaglio qua che non vedrete. Ecco, questo è bellissimo. Ma sto indossando anche la versione azzurra degli stivali che ho comprato, che sono bellissimi e azzurri ancora di più. Lo stesso cappello c'è anche nel marrone, ma non mi convince così tanto come il nero, forse perché oggi sono vestita di nero, quindi ci sta da Dio. Ma è proprio bello, non lo metterei mai, però lo comprerei molto volentieri. Stazione di Desenzano, ore 7:30. Etta. Siamo in condizioni pietose, ma in questo viaggio in treno ci metteremo a posto. Ci siamo truccate. Giorno 2, oggi c'è anche Etta, Angela sempre con noi, questa volta munita, dov'è? Munita di brioche. Giorno 2, siamo arrivati. Allora, praticamente oggi non ho vloggato nulla, siamo qui con la Etta, che si è subito ambientata, praticamente siamo diventate il tornado di Maiselleria. E stiamo per registrare una sfida, non vi spoileriamo nulla. E, insomma, oggi ho vloggato poco, però abbiamo fatto tanti contenuti, quindi sono giustificata. Allora, alle 3:30 del sabato, batti 5, abbiamo finito tutti i contenuti. Pazzesco, è stato bellissimo. E ti volevo ringraziare pubblicamente qua, direttamente nel vlog, perché è stato fighissimo. Cioè, io proprio devo ringraziare te, davvero. Due giorni fighissimi, divertenti, bello, abbiamo prodotto tantissimo, mi è piaciuto molto. Quindi, insomma, io adesso rientro, ovviamente stopperò qua questo vlog e ci aggiorniamo quando torno a casa, così vi faccio vedere tutto quello che mi sarò portata via. Allora, eccoci qua per l'haul delle cose che abbiamo comprato. Ci siamo trasferite in camera, avete visto queste giornate da Maiselleria che sono state super divertenti e ora siamo qua per farvi vedere che cosa ci siamo portati a casa, perché alla fine devo dire che abbiamo fatto uno shopping molto soddisfacente. Io inizierei dalla cosa più basica di tutte, okay, ovvero frustini super base, super semplici, che in scuderia sono essenziali perché spariscono sempre. Specifica che sono per tutta la scuderia, non sono tutti per sé. Sono tutti per la scuderia. Tre frustini per la scuderia, rimaniamo in tema frustini. Queste due sono una per te e una per me. Allora, per Etta abbiamo un carrot stick rosa. Rosa, ovviamente, bellissimo. Tra l'altro io non l'avevo mai visto rosa e di persona devo dire che ci ha subito colpite. Mentre io ho preso questa, che è una mezza frusta colore lampone, è il codice 0990, è una mezza frusta in gomma. Vorrei usarla nel lavoro in Liberty perché secondo me è un po' più comoda rispetto allo stick, un po' più leggera, quindi poi mi vedrete provarla, insomma, nei prossimi vlog. Siamo alle cose succose. Sì, vai, tocca a te, direi queste.
Elena mi ha fatto un super regalo e mi ha regalato un paio di stinchiere. Sì, erano necessarie. Speriamo di aver azzeccato la taglia. Bellissime. Tattini. Molto belle, mi piace molto. Sì. A me piace molto questa chiusura, devo dire la verità. Tu preferisci strap, forse? Sì, semplicemente perché si regola meglio, però queste hanno nettamente un'imbottitura migliore e più rifinita rispetto a quelle altre che avevamo visto. Sì, devo dire che hanno una qualità altissima, cioè il neoprene è proprio mega resistente come neoprene questo qua, sì. Quindi mega approvate, sì. Brava, speriamo scelta. Che la taglia sia corretta. Beh, se non è corretta, tanto mai, se le riaccambia tutto in qualsiasi caso. Per una cosa semplicissima, ma a cui io non avevo mai pensato, ho preso questa stecca, che però invece che essere liscia, ha i dentini e si chiude. In questo modo io voglio utilizzarla per togliere il pelo in eccesso da Elvis e Roro, che hanno veramente un pelo, devo dire, super folto e che stanno perdendo, e effettivamente è difficile togliere. Ah, ok. Invece questa qua, passando, li togli. Li togli. Questa, penso, acquisto dell'anno per i pony. Oh! Mela! Mela ha apprezzato i biscotti alla mela. Comunque sono i biscotti preferiti di Malalegno. Ah, ma sono a forma di cavallino e a forma di mela. Di mela. Bellissimi. Sembrano mega gustosi. Sì, 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 è proprio molto, molto zuccheroso come gusto. Beh, raga, ma cioè, qua abbiamo capito il mio livello di malattia cavalli, perché ovviamente, come sapete, faccio il box tutti i giorni. Quando, letteralmente, questa è stata, penso, una delle prime cose che ho visto quando sono entrata. Sì. Perché Angela mi ha fatto fare praticamente il tour del negozio e io in lontananza vedo come l'illuminazione divina, questa forca, che ora vi mostro, questa forca a cestello. Raga, che sogno. Cioè, puoi emozionarti per una forca? Io te la invidio, sì, un sacco. Sì. E questa è una forca a cestello molto utile per quei giorni in cui non faccio pulizia piena del box, ma semplicemente devo rimuovere le cacchette in eccesso, e cioè tanta roba, non si spreca il trucciolo perlomeno. Quindi pazzesca. Questa marca Kerbl, comunque io vi metto tutti i prodottini in sovraimpressione, così vedete anche quali sono sul sito. Quindi devo trovare un manico, che ovviamente non ho preso, ma eravamo in treno, già avevamo gli stick, ho detto vabbè, lì non me lo porto. Facciamo, allora vi faccio vedere una carrellata di spazzole, perché abbiamo capito in questi giorni che ho una malattia, e ti prendi anche la tua. Raga, ho una, ma letteralmente, aspetta, quante sono? Ah, considerando anche quella che hai preso a me, tre? No, allora, quella che ho preso a te è a parte. Questa, l'ho già detto, l'ho presa per la scuderia in generale, perché noi le utilizziamo molto, e quindi siccome quelle che abbiamo in scuderia sono consumate, ne ho presa una. Ce n'erano veramente tante lì da Maiselleria a disposizione, e quindi ho detto, vabbè, una me la porto a casa, però la lasciamo da parte, perché non fa parte della mia collezione nuova. Nuova collezione 2024. Cioè, ogni anno Malalegno ha una nuova collezione di spazzole. È normale secondo te questa cosa? No. No. Allora, ho preso due spazzole per la criniera, una dell'Hippotonic, questa solo per sfizio, perché semplicemente mi piaceva questo manico morbidoso, glitterato, argento, cioè è bellissima, quindi questa ammetto di averla presa solo per sfizio, mentre questa l'ho presa per le cassette dei pony, perché è più leggera, cioè è una spazzolina per la criniera veramente leggera, i bimbi piccoli fanno strafatica a pulire la criniera, così, e quindi insomma mi sembrava molto più leggera rispetto alle classiche, e quindi insomma mi piaceva, ho preso questa. Ma passiamo alle spazzole. Ho preso per Malalegno questa. Allora, gli ho preso una spazzola con la spugna che ho usato anche l'anno scorso, e ho preso però la versione più piccola. E purtroppo si è rotta subito la spugna, forse l'ho utilizzata con troppa enfasi e l'ho distrutta, quindi vabbè, ho preso questa di Maiselleria che ne vale veramente la pena. Poi ho preso questa solo perché era gialla e rossa, bandiera spagnola, unico motivo per cui l'ho presa, una semplicissima brusca setola media. Gialla e rossa, solo per questo era il motivo. Questa perché tu mi hai detto che toglie un sacco bene la polvere, è veramente grande, e poi le setole sono molto separate tra di loro,
io sono qua a giustificare le spazzole che ho comprato, ma in realtà non ha un senso tutto ciò, cioè noi stiamo giustificando un acquisto impulsivo. Queste le ho prese per i pony, semplicemente una viola e una blu. Sono le cassettine che hanno, sono brusche, semplicissime per i pony che non avevo. Sono abbastanza piccole, per i bimbi un po' grandi, però per me quando li preparo in velocità prima delle lezioni sono abbastanza comode. Spazzola groovy, brusca groovy, bellissimo. Sono super carine. Vero, sono sì. Allora queste le facciamo vedere insieme sì. Perché sono di una collezione un po' più premium, diciamo. Sono due brusche di una qualità altissima. Su My Selleria trovate dalle brusche tipo questa da tutti i giorni, veramente. Non che questa non sia di altissima qualità, anzi devo dire che queste scuderie ce l'hanno praticamente tutti, sì. La usano tutti i giorni, però trovate anche delle brusche se volete farvi un regalo, se volete fare un regalo a un'amica, insomma ci sono delle chicche un po' più speciali. Fa vedere la tua. Questa? Io ne ho già parlato. All'interno ha il pelo tipo agnellino che serve per lucidare ed è morbidissima, è la cosa più morbida del mondo. E anche io ce l'ho questa per sì. Malaghegno. E io invece ho preso questa con delle setole veramente cortissime e sono super, e super fitte. Anche questa secondo me è per lucidare oppure sì. Per fare le marche, sì, 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 per sì. Fare disegni, insomma la parte di rifinitura, esatto, mi piaceva molto. Quindi poi ho trasmesso la mia malattia per il districante all'aloe della Stifel anche alla Etta, la quale ha preso lo stesso districante. Ti ho trasmesso questa sì. Malattia, vedrai che quando lo proverai non ne farai più a meno. Ho preso la pietra pomice, non c'è un motivo per cui l'ho presa. Una serve sempre, secondo me, averla nella cassetta, non ce l'avevo, l'ho presa. Poi, questi li devi assolutamente provare. Sì, sono bellissimi. Ho preso i jeans ELT che avete visto nel vlog comunque. Appena li ho visti ho detto questo. Poi in negozio c'era soltanto l'ultima taglia, era una 38. Ho detto mi deve andare per forza, mi è andata. E quindi me li sono portati a casa. Sono stupendi questi, devo assolutamente provarli. Infatti adesso hanno anche la taschina per il telefono lì, super comoda. Allora, questo dipende da che telefono hai. Beh, il mio ci sta a perfezione. Ok, il mio non ci sta. No, vabbè, ma perché il tuo è più... Però ha 5 tasche. È un ottimo modello, mi ha detto che l'hanno inserzionato da poco. Si chiama modello Luna Jeans Full Grip. Poi sembra uno di quei... quei pantaloni che sfrutti tantissimo in qualsiasi occasione, inverno, estate che sia. Ma infatti, cioè, guarda che sono veramente super comodi, super leggeri, molto elasticizzati. Questi, saranno un prossimo acquisto. Questi ti devi assolutamente provare, fidati. E ultima cosa, questa solo per curiosità, l'ho vista e ho detto la voglio provare. Ho preso il capezzone per provare a muovere Puffins col capezzone piuttosto che con la capezza in corda tutte le volte. Per sfizio, quindi non vi so ancora dire effettivamente come lo userò, se mi troverò bene, volevo provarlo, quindi è una curiosità che mi è uscita, visto che ero lì e l'ho visto, ho pensato di prenderlo. Tu hai mai usato il capezzone? No, capezzone no. Neanche io, mai. Ammetto che uscire da un negozio di selleria con due sacchi pieni di roba e farsi il viaggio in treno con questi sacchi pieni di roba è stato emozionante. Sì, ci avranno prese per pazze tra i frustini e gli stick eccetera, però è stato molto molto bello, quindi noi ringraziamo ovviamente ancora My Selleria per averci ospitate e fateci sapere nei commenti se questo shopping vi è piaciuto. Penso di sì, perché mi amate quando compro un sacco di spazzole ma perché penso sia un po' la malattia di tutti alla fine, di tutti quelli che vanno a cavallo sì. O comunque che hanno un cavallo, quindi insomma mi capirete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social network che vi scrivo qui, i rispettivi. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.